Istituita 5 anni fa dall'allora Ministero per i Beni Culturali e del Turismo, con l'obiettivo di promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, la Giornata Nazionale del Paesaggio quest'anno viene celebrata dalla Pinacoteca di Bari, lunedì 15 marzo. Per l'occasione, la Pinacoteca offre in modalità digitale, secondo le disposizioni vigenti, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, una selezione di 50 opere di sua proprietà, incentrate sul tema del paesaggio pugliese, dal titolo «Il paesaggio pugliese nelle collezioni della Pinacoteca Metropolitana di Bari. La consapevolezza di un'identità». Si incomincia dal dipinto sull'Ofanto di Giuseppe De Nittis, punto di riferimento ineludibile per i pittori che dopo di lui avrebbero affrontato questa tematica dal carattere fortemente identitario, in quanto ancorata ai luoghi, e si prosegue con la campagna pugliese nelle sue più svariate articolazioni, con le ariose marine, a ispirare una folta schiera di pittori che annovera fra gli altri, oltre a Damaso Bianchi, Francesco Romano ed Enrico Castellaneta, Francesco Vacca, Vito Stifano, Francesco Speranza, Vincenzo Ciardo, Ennio Marzano, Sergio Nicolò De Bellis, Pasquale Morino, Luigi Russo. Accanto ai paesaggi, nella mostra trovano posto anche le vedute urbane, in un appassionante percorso identitario, che alla riscoperta della propria terra associa un insopprimibile bisogno di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale. Thank you.